Bene, intanto buonasera a tutti, ringraziamento d'obbligo, ma è anche un piacere farlo, perché insomma, essere presenti qua a questa iniziativa, credo oggi si possa dire senza parole di essere sentiti, è davvero straordinario, non se pensiamo alla povertà di iniziative culturali che sempre più in qualche modo ci costringono all'interno della quale povertà sempre più ci costringono a muoverci, pensare che un'associazione culturale totalmente indipendente, con pochissimi mezzi, ma con invece un aspetto straordinario che è quello dell'entusiasmo, della capacità di fare rete, di muoversi, di circondarsi di persone che hanno lo stesso entusiasmo, credo sia un fatto realmente eccezionale e per questo, in prima battuta solo, intanto per questo degna di nota e di rilevanza. In più, quando una situazione culturale che si muove in queste condizioni riesce a mettere in piedi un'iniziativa di così grande portata, di così lunga durata, perché ormai va avanti da 3-4 mesi, forse non so bene, ma penso che vada ancora avanti per molto, per un po', credo che a maggior ragione pacchetto di appuntamenti che è stato confezionato, credo principalmente da Giampaolo, che è stato un po' l'anima penso di questa iniziativa, ma lui insieme a tutti i giovani che come lui lavorano qui dentro, insomma, siano aggiunta al piacere di essere qua. E quindi grazie per questo invito. Giampaolo, quando mi ha presentato, mi ha raccontato un po' lo spirito di questa iniziativa, mi ha detto che fra le varie cose, fra le varie storie della Sardegna volevo parlare della storia dei centri storici. E questa cosa è sempre, dal mio punto di vista, sempre molto interessante, ovviamente, essendo il mio argomento di ricerca e anche di investimento di tanti anni di lavoro, ma è sempre molto rischiosa perché è una storia, è una di quelle storie che non sempre si può sentire raccontare come la raccontiamo noi, e quindi bisogna capire bene da che parte iniziare. Ed è una storia che si presta a molte interpretazioni, ed è una storia sulla quale ci sono molti interessi, per cui interessi di vario genere, disciplinari e non solo, culturali e non solo. Ed è una storia che ancora più delle altre, tolto ragione non so, ma di fatto è così, penso sia studio di tutti, ed è una storia che interessa le comunità in un modo estremamente vivo, estremamente quotidiano. Interessa le comunità sotto molti punti di vista, come dicevo, non ultimo, ahimè, e questo è uno degli aspetti più difficili da gestire, non ultimo quello economico. Vedremo, spero di riuscire a raccontarvi come alcuni di questi aspetti, appunto quello economico, ma non solo quello economico, in realtà sono aspetti estremamente importanti per provare a raccontare questa storia, per stare dentro questa storia. Ho pensato di parlare di centri storici raccontandovi un'esperienza, raccontandovi un'avventura, credo, credo che adesso si possa dire quella a cui faceva riferimento Giampaolo, no? Che questa grande iniziativa che la Regione Sardegna qualche anno fa ha messo in campo, avvalendosi della consulenza scientifica, del coordinamento operativo su tutti i fronti del Dipartimento della Cultura, che fa capo alla facoltà, diciamo, all'Università di Cagliari, che era appunto questa avventura che aveva sotto il nome dei manuali del recupero dei centri storici della Sardegna. Avventura che nasconde moltissime insidie, come vi dicevo, trattando un tema molto insidioso, che in realtà Giampaolo non sorprenderà se lo correggo rispetto alla presentazione, non è stata la base per definire le normative che stabiliscono le modalità di intervento nei centri storici. Per certi versi permettetemi di dire, ahimè, non è stato questo, lo vedremo perché, ma in alcuni casi molto virtuosi e sempre di più sta diventando un riferimento per questo, con tutte le conseguenze che questo approccio comunque. E poi proverò nel corso di questa chiacchierata a spiegare meglio questo aspetto. Vi dicevo prima perché parlare di centri storici, ma soprattutto dal mio punto di vista oggi, perché parlare del recupero dei centri storici, perché
sono due temi connessi, ma non necessariamente, non sempre questa connessione è così evidente. Perché mentre lo studio sui centri storici, la conoscenza sui centri storici, l'approccio strettamente culturale rispetto al, come dire, all'avvicinamento, alla conoscenza dei centri storici è una cosa, capire come gestire i centri storici, cosa vogliamo che diventino questi centri storici, cosa vogliamo che continuino ad essere, è una cosa diversa, molto diversa. Ed è diverso per varie ragioni, intanto perché la prima delle ragioni è appunto perché per capire e per provare a farli diventare qualcosa è necessario investire molte risorse, non solo economiche, ma anche estremamente, risorse estremamente ingenti da punto di vista economico, che non possono essere né il risultato di una messa in campo di singole persone, ma devono essere il frutto di politiche condivise, di politiche partecipate, di politiche strutturate, non solo a livello locale, ma a livello regionale, a livello europeo, a livello quantomeno extra locale. E questo è chiaro che richiede un investimento di risorse, appunto, non solo economiche, ma anche di capacità strategica, di visione, di definizione di assi culturali all'interno dei quali una comunità stretta o allargata che sia decide di muoversi. Questo ovviamente non può essere un fatto legato ad iniziative di singoli. Però, e qui subentra una delle insidie, però i singoli sono determinati in questo processo, perché questo complesso, questo patrimonio complessissimo, straordinario, ingentissimo nel caso sardo, ma direi nel caso italiano, nel caso del meridione europeo ancora e nel caso del, diciamo, di quelli dell'altra parte, se pensiamo a Nord Africa, quindi a tutto il bacino mediterraneo, questo patrimonio storico tradizionale che è straordinario, qui vedremo alcune delle, durante la chiacchierata vi farò vedere alcune delle, diciamo, delle bellezze nostrane, ma ciò non toglie che questo livello di qualità sia abbastanza diffuso intorno a noi, anche se non sempre ci accorgiamo. Questo patrimonio straordinario è principalmente di proprietà di singoli, quindi la capacità di poter incidere su politiche, dire, significative dal punto di vista della conservazione, della tutela, dell'uso, della continuità d'uso, è poi di fatto lasciato in mano ai singoli, che spesso si trovano abbandonati, che spesso non hanno strumenti, che spesso non hanno incentivi, che spesso non hanno a chi rivolgersi per poter mettere in campo anche straordinarie intenzioni. E quindi è, come dire, un problema molto complesso questo dei centri storici, della loro tutela, della loro conservazione, del loro recupero, che contemporaneamente mette in campo il micro e il macro, sempre in relazione diretta. E voi sapete meglio di me che queste relazioni non sono molto facili per un singolo cittadino, delle relazioni con le strategie regionali piuttosto che con le strategie comunitarie alle quali con le strategie regionali fanno riferimento in quella parte, è molto difficile a livello locale riuscire a recepire o riuscire a poter intercettare questi assi culturali che si definiscono, è molto difficile, e di conseguenza questi assi di incentivazioni, eccetera, è molto difficile. E quindi costantemente questo patrimonio storico che è straordinario, ma che è anche straordinariamente a rischio, che è anche già stato straordinariamente intaccato, straordinariamente modificato, no? È costantemente sospeso tra una volontà e un'incapacità, no? Una volontà di intervenire, una volontà di renderlo qualcosa che ancora abbia un senso, ma spesso un'incapacità reale di essere incisi in questo senso. Per chiudere questa introduzione, i manuali del recupero nascono proprio con questa finalità. Non hanno nessuna pretesa normativa, ci tengo a precisarlo, anche se poi possono essere degli strumenti di riferimento estremamente interessanti se colti nella loro dimensione strumento operativo, non hanno nessuna funzione normativa per il fatto che ormai è assodato che le normative rigide, no? La normativa vincolistica sul patrimonio, soprattutto quando il patrimonio non è di mano pubblica, non è di proprietà pubblica, non portano a nessun risultato, no? È estremamente più utile
efficace per incidere su, per dire, su un asse, su una filiera di, in questo caso prima culturale, prima economica, è estremamente più efficace attivare, come dire, operazioni di partecipazione, della, di partecipazione e di formazione delle comunità e di condivisione delle iniziative con le comunità. È per questo che i manuali, in quanto strumento operativo, non hanno un valore normativo, non hanno nessun valore impositivo, non sono norma, sono solo linee guida, sono solo, per dire, input che servono a risvegliare le coscienze, ma a risvegliare nel senso che sono strumenti che ci mettono di fronte allo specchio, ci dicono che ciò che noi spesso non riusciamo più a riconoscere perché ci viviamo dentro tutti i giorni, in realtà ha un valore. Ci spiegano che valore ha, ce lo spiegano da molti punti di vista, ce lo fanno riapprezzare, non conoscere, perché lo conosciamo già, tutti noi conosciamo ciò di cui parlo io, magari lo conosciamo con approcci disciplinari diversi, qualcuno solo portato dalla propria esperienza personale, meno criticamente colta, meno criticamente costruita, ma questo non è molto importante. Ciò che importa invece è che ci sia un momento in cui tutto ciò che per noi è quotidiano, e che quindi non riusciamo più a distinguere realmente se ha un valore oppure no, a un certo punto qualcuno ci dica che ha un valore, ci spieghi qual è questo valore, ce lo faccia riscoprire. Nel momento in cui si innesca questo processo, dopodiché bisogna solo definire cosa è bene fare e cosa è male fare, ma senza farlo in maniera assoluta, anzi, con tutti i limiti che può avere questa operazione e con tutta l'umiltà di questa operazione che chiede, nel senso che provare a definire delle linee di guida di intervento, delle modalità di intervento sui centri storici, suggerire delle buone pratiche non ha un valore assoluto, perché intanto le pratiche, essendo legate alle conoscenze tecniche, evolvono, intanto le pratiche e le conoscenze tecniche, essendo legate alla conoscenza del patrimonio storico, evolvono insieme all'incremento di conoscenza che si fa ed è sempre possibile. No? Non è che oggi sappiamo tutto dei centri storici, sappiamo molto, lo studiamo molto, ma c'è ancora moltissima roba da studiare, quindi di conseguenza anche le buone pratiche che sono state definite oggi, fra 10 anni, saranno definite meglio. Probabilmente ancora c'è molto da intervenire sui centri storici e la fattività dell'intervento porta a nuova conoscenza e quindi porta alla capacità, alla possibilità di incrementare queste conoscenze e così via. No? Quindi è un processo che di fatto nei suoi contenuti operativi, applicativi, appena iniziato. Si parla di centri storici, da 30 anni, da 20 anni, con assiduità. Io in realtà non sono primo che l'ho fatto, ma eredito e seguo assi tracciati da altri che ben più di me l'hanno fatto, e soprattutto in tempi in cui era più difficile farlo. Ma nella mia breve esperienza posso dire che 12 anni fa, 13 anni fa, quando iniziavo a occuparmi di queste cose, andavo in giro anche per convegni specializzati a parlare della qualità dei centri storici sardi, delle possibilità dei centri storici sardi. Pochi ascoltavano, qualcuno sorrideva, pochissimi, cioè la maggior parte pensava fosse una perdita di tempo. Oggi invece appunto ci sono occasioni come queste, ci sono occasioni in tavoli istituzionali, ci sono comuni che si consorziano per perseguire queste politiche. Quindi penso che il lavoro che tanti hanno fatto un ambito totalmente sommerso, nel momento in cui occuparsi di queste cose era veramente un'operazione di frontiera, un'operazione culturale e professionale di frontiera e di resistenza, oggi stia raccogliendo dei frutti preziosi. Ma sta raccogliendo dei frutti preziosi che sono appunto appena sbocciati, per cui bisogna ancora lavorare molto. Altre due cose prima di passare invece a raccontarvi appunto come è strutturata questa esperienza, quali erano gli obiettivi che ci siamo posti noi quando abbiamo messo in campo e quali sono ancora gli obiettivi che speriamo si riescano a raggiungere, alcuni raggiunti, altri non del tutto, altri probabilmente irraggiungibili, in parte perché è difficile raggiungere, in parte perché probabilmente posti male da noi che avevamo questo ragionamento per partenza. Dicevo che una delle cose, uno dei ragionamenti su cui spesso abbiamo provato a insistere quando nell'affrontare il ragionamento sui centri storici e sul recupero, ripeto che nel mio caso, anche nella presentazione che farò, nell'esperienza che farò, che vado a fare adesso, sono
sempre due concetti estremamente legati. Uno degli aspetti più interessanti e più decisivi dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, il gruppo che ha lavorato su queste cose, è la questione del valore, cioè parlare di centro storico, parlare di architettura storico tradizionale, parlare di scopi e di centri storici, per noi ha un valore molto ampio articolato in diversi, su diverse sottocategorie di valore, se fosse possibile esprimersi così e se mi passate questa significazione. Intanto ha un valore culturale. In un corso che si occupa di storia e storia della Sardegna, parlare di centri storici, parlare di architettura tradizionale significa porre a un certo punto al centro dell'attenzione il risultato di tutte le storie, come diceva Giampaolo introducendo la giornata di oggi, di tutte le storie di cui abbiamo parlato finora, il risultato tangibile, concreto, non più virtuale, non più letto sui documenti, ma in cui i documenti sono costruiti, in cui i documenti sono ancora abitati. I luoghi stessi dove viviamo, questo stesso edificio dove viviamo, è il risultato tangibile, costruito di una storia di Sardegna, una storia complessissima, quella dei monti granatici, che rimanda a cose che penso che abbiamo raccontato questa sera, penso, non so se avete affrontato il tema dei monti granatici, ma adesso è meno importante questo aspetto. E questo valore è un valore, come dire, inizialmente è un valore culturale, è un valore che ha a che fare con l'identità di ciascuno di noi, con la storia di ciascuno di noi e delle comunità domiciliari, dai luoghi a cui apparteniamo. No? Vi faccio solo un esempio, per tantissimo tempo, un esempio su quanto sia paradossale, su quanto sia difficile percepire questo valore. Credo sia noto a tutti l'impegno, anche se forse tardivo, ma l'impegno che la Regione Sardegna, le associazioni culturali, gli enti locali eccetera hanno profuso per anni e ancora penso attivi, ma penso anche all'università, quindi non solo alle istituzioni in qualche modo amministrative ma anche di governo, ma anche alle istituzioni deputate alla sapere, alla trasmissione del sapere, alla conoscenza, l'impegno che è stato profuso per conservare la lingua sarda o le lingue sarde, tante lingue sarde. Sono stati fatti dibattiti decennali. Penso all'impegno, pensate solo a quante mostre o a quanti luoghi di veicolazione esistono in Sardegna sulle culture materiali legate strettamente all'antropologia, come ad esempio i tessuti, come ad esempio le ceramiche, le maschere e così via. Pensate sull'artigianato in genere, pensate a quanto sforzo si fa per difendere alcune espressioni della nostra cultura meno tangibili, nel senso meno fisiche, più virtuali, ma estremamente identitarie come il canto terrorista. Pensate a questo. Ecco, voi, se tornate indietro a 10 anni fa, pensate sino a 10 anni fa quante iniziative sono state messe in campo per difendere l'architettura storico-tradizionale della Sardegna. Nessuna. Sino a che non è stata promulgata la legge regionale numero 29, che è quella a partire del quarta, da cui bene o male, con tutti i difetti che volete, però a partire dalla quale sono stati messi in campo tutti i programmi di finanziamento, cito gli ultimi, BIDAS, DOMOS, CIVIS, POLIS, eccetera, eccetera, prima di quella legge, che è del 98, per cui stiamo parlando di 13 anni fa, prima di quella legge niente era stato fatto per salvaguardare, per preservare quanto di più tangibile c'è del nostro portato culturale, quanto di più costruito c'è. Ma perché? Semplicemente perché ci viviamo dentro e quindi non riconosciamo questo valore. Quindi un valore di natura culturale, di riconoscibilità della comunità, di riconoscibilità di una cultura, di un... Ma pensate al valore economico che sta appena nascosto. Voi pensate, oggi si stima che mediamente il 30% in alcuni ambiti, subambiti regionali anche di più, ma circa il 30% delle abitazioni dei centri storici sono abbandonate.
in Sardegna, in altri ambiti del Mediterraneo e anche questa principale che è molto più alta, no? Ma pensate sempre, io pensate Nuranis, scusate, penso che qui a Nuranis ci saranno certamente case per Nuranis, ci storici, ce ne saranno molte, ma ce ne sono anche moltissime ancora vissute e ancora utilizzate. No? E voi immaginate in un mondo che con la crisi che attraversa si può permettere ancora, se questo mondo con la crisi che attraversa si può ancora permettere di sperperare risorse nei margini dei centri, si può ancora permettere di costruire, di investire sul nuovo territorio e consumare un nuovo territorio con tutto ciò che comporta questo, abbandonando le cose che già esistono, che con pochi interventi costosi, forse anche quanto le nuove costruzioni, non dico meno, ma certamente non più che costruire nuovo, che acquistare terreni nuovi, che investire in urbanizzazioni nuove che non pesano sul singolo ma pesano sulla collettività, si potrebbero tranquillamente riutilizzare conservando il territorio, conservando il paesaggio, conservando le risorse. Inutile che poi entri nel merito delle implicazioni anche culturali di questa operazione, no? di non disperdere energie e risorse investite prima che arrivassero. Chi a noi dà il diritto, entro certi limiti, di cancellare con il collo di spugna ciò che ci ha preceduto ha fatto molto bene, per fare cose peggiori, o spesso peggiori, non sempre peggiori, ma spesso peggiori. Per cui c'è proprio una dimensione, un equilibrio tra questi aspetti che bisognerebbe abbastanza prendere in considerazione. Chiudo con questo sermone introduttivo. Facendo questa riflessione, uno dei vocaboli e dei concetti su cui sempre di più l'uomo contemporaneo, l'uomo che capisce a stare dentro un circuito culturale, a stare dentro un ambito culturale che conta, che è sensibile, che importa, è il vocabolo che si chiama sostenibilità. No? Tutti quanti parliamo di sostenibilità. Bisogna essere sostenibili negli interventi, bisogna fare interventi sostenibili rispetto al paesaggio, rispetto alle economie, rispetto al territorio, bisogna utilizzare materiali sostenibili, questi materiali naturali sono sostenibili oppure no. Quante volte avete sentito questa parola magica? In realtà questa parola magica nessuno bene sa cos'è. E allora io immagino che un'operazione di questo tipo, adesso a prescindere dal concetto di sostenibilità legato alla naturalità o meno, alla bioedilizia, che è un'altra declinazione possibile. Ma io immagino che un'operazione di questo tipo, mi rilascio a quello che dicevo prima, abbandonare il 30% del patrimonio costruito, che significa anche abbandonare il 30% di un territorio, di un paesaggio che è già consumato, che è già occupato, che significa anche abbandonare oggi, e poi ovviamente questo è un processo irreversibile, abbandonare un 30% del portato culturale che ci appartiene per fare altro, per consumare altro territorio, per consumare altre risorse, per alimentare con energia elettrica pubblica altri insediamenti o altre espansioni urbane. Beh, questo penso non sia molto sostenibile e io penso che la nostra società oggi non si possa permettere, se vogliamo ancora usare questa parola, di fare ragionamenti sul proprio rapporto con il paesaggio, sul proprio rapporto con il territorio, sul proprio rapporto con le risorse in generale, che non siano sostenuti. E quindi parlare di recupero significa mettere in campo varie scale del problema. È chiaro che quando scendiamo alla scala locale, quando scendiamo alla scala individuale, ciò che importa è sapere se il recupero è sostenibile dentro quelle tasse. Cioè io ho una casa vecchia, devo intervenire, quanto mi costa? Il luogo comune, e chiudo su questo, poi passo invece alcuni più interessanti, però mi premeva farlo per inquadrare il ragionamento. Il luogo comune che sempre più noi sentiamo da persone che si occupano di questi temi, da professionisti che lavorano nel campo anche della progettazione del recupero, è sempre che recuperare costa più che costruire nuovo, no? Questo non è vero. Non è vero se il calcolo si fa complessivamente. Se il calcolo si fa
un taglio che un mattone intera cruda costa più di un blocchetto di calcestruzzo, certo, questo è senz'altro vero. Ma se il calcolo si fa all'interno di un ragionamento di sostenibilità è una bugia. E quindi bisogna cominciare a capire che esattamente come ci si sta iniziando a comprare le auto elettriche, esattamente come ci si sta iniziando a montare i pannelli fotovoltaici per produrre l'energia alternativa, bisogna anche pensare che recuperare ciò che c'è e non costruire altro o limitare solo quando serve la costruzione del resto, anche questo è un discorso di economia globale, di economia di paese, dell'economia delle comunità. E quindi quando un discorso entra in questa scala, allora è estremamente più conveniente recuperare che consumare. Non confondiamo il fatto che alcuni costi ci ritornano solo indirettamente perché li condividiamo con gli altri, ma sono costi che abbiamo sulla roba tutti. E quindi questo è diciamo, un aspetto abbastanza importante. Veniamo a voi adesso. Man mano del recupero dei centri storici della Sardegna, quando abbiamo iniziato a lavorare su questo tema, come dire, fate conto che questo prodotto che adesso io qua vi presento in sintesi, che però è pubblicato, che sta dentro, lo vedremo dopo, dentro 10 volumi che costituiscono una collana. Il gruppo che ha lavorato a questo lavoro, forse è possibile contare le unità che hanno costituito questo gruppo, nel senso che il gruppo strettamente operativo che ha lavorato negli ultimi due anni intensivi di produzione proprio dei manuali è un gruppo che conta poche decine di persone, 25, variamente sparse dalla Sardegna, più di un nucleo molto compatto che stava dentro il nostro dipartimento, ma che aveva e sui cellule disperse di tutto. In realtà è un gruppo molto più numeroso perché questi due anni che sono stati fatti tra cavallo tra il 2008, tra il 2007 e il 2009 sono stati due anni che hanno in qualche modo fatto sintesi di un percorso culturale, come dicevo prima, di un percorso di resistenza che è stato avviato in alcuni casi 30-35 anni prima da molte persone che non hanno poi lavorato operativamente a questo processo di sintesi, ma che l'hanno reso possibile in tempi non sospetti e ne hanno posto le basi in qualche modo, no? Che oggi tranquillamente sfogliano libri, ma penso che si sentano protagonisti allo stesso modo di chi invece ha lavorato assieme. Quando abbiamo iniziato a fare questo percorso di sintesi, in realtà abbiamo immaginato di strutturare questo programma di ricerca e di divulgazione, perché le due cose sono poi molto, molto legate, lo vedremo qui in chiusura di presentazione, secondo sostanzialmente tre grandi assi di riferimento. Cioè ci siamo detti come possiamo raccontare da un lato questo grande patrimonio, come possiamo conoscere e divulgare la conoscenza e trasmettere la conoscenza di questo patrimonio, e allo stesso tempo come possiamo riuscire a fare degli approfondimenti estremamente tematici, estremamente disciplinari, che abbiano utilità diciamo più vaste possibili, cioè che si rivolgano a utenti che siano i più ampi possibili. Da un lato, come giustamente diceva Giampaolo prima, che si possano rivolgere al mondo allargato, diviso al suo interno tra pensiero e pratica, del mondo dell'edilizia, no? Del mondo dell'edilizia del recupero, possibilmente. Quindi chi pensa, chi progetta, chi interviene nelle stanze, da un lato i progettisti, dall'altro chi realizza, ma anche a tutto il mondo connesso che c'è degli organi di controllo, degli organi di amministrazione, degli uffici tecnici, degli enti di tutela istituzionale, pensate alle sovrintendenze, pensate agli uffici della tutela del paesaggio regionale, pensate a tutti gli attori coinvolti a vario titolo in questo percorso del recupero. E quindi da un lato che si rivolgesse a un pubblico estremamente qualificato, estremamente informato sui fatti, anche se a volte male, ma comunque estremamente informato sui fatti, e che ha le mani in pasta, cioè che lavora, che tocca, che può rovinare o può determinare bene di questo patrimonio, operativamente. Ma dall'altro, come dicevo prima, l'altro obiettivo qual era? L'altro obiettivo era riuscire a creare, ed è ancora,
rimane ancora uno degli obiettivi principali, quello di riuscire a creare una massa critica importante del patrimonio storico e di proprietà dei privati, e di proprietà della gente comune, e di proprietà della gente che non è l'architetto, che non è un'impresa, non è un capo di ufficio tecnico, non è un sovrintendente. Queste persone, con la loro decisione di avviare percorsi di recupero della propria proprietà, oppure di determinare la fine, sono determinanti nel percorso. Se queste persone apprezzano il valore di ciò che hanno, avvieranno percorsi virtuosi, sapranno che esiste la possibilità di avviare percorsi virtuosi, si rivolgeranno a persone che sono in grado di avviare percorsi virtuosi. E questa è, diciamo, una, come dire, la costruzione che sta dietro questo lavoro. E quindi, da un lato, come dire, al punto A della legge puntata, abbiamo pensato di costruire un grande percorso di conoscenza trasversale su tutta la Sardegna, che va sotto il nome di Atlante delle culture della costruzione tradizionale, delle culture costruttive e della vitale. Subito sotto, a sostanziare in maniera più disciplinare e in maniera più strettamente tecnica, stanno i manuali territoriali, che sono manuali di approfondimento di ambiti sostanzialmente omogenei, dove per omogeneo insomma, bisogna immaginare un'omogeneità in senso lato, dove però è possibile, abbiamo provato a riconoscere le macro aree, delle macro regioni della Sardegna, dove la cultura dell'abitare, la cultura del costruire, la cultura materiale del costruire è sostanzialmente omogenea, perché condivide principi culturali, perché condivide condizioni storiche, amministrative, istituzionali, perché condivide condizioni climatiche e ambientali, e perché condivide spesso anche la stessa disponibilità di materiale della costruzione naturale, no? Che è uno dei punti alla base della costruzione dei nostri centri storici. Infine, siccome intervenire sul patrimonio costruito significa conoscere perfettamente le tecniche, conoscere i materiali, conoscere le capacità strutturali, le capacità meccaniche, le capacità chimiche, pregi e difetti, abbiamo pensato di strutturare un terzo livello, questo ancora per i più tecnici, ancora per i più, come dire, per i più specialisti, che è il terzo livello dei manuali tematici, cioè quei due manuali sostanzialmente che vedete qua individuati nei punti di due punti, che si sono occupati dei due grandi mondi materiali della Sardegna, non solo della Sardegna, in generale del Mediterraneo, ma in particolare della Sardegna. Sono i mondi della costruzione in terra cruda e i mondi della costruzione in pietra. Sono due mondi completamente diversi, che condividono regole completamente diverse, che danno e hanno necessità, che pongono istanze chiave di recupero e hanno necessità di risposte completamente diverse dal punto di vista tecnico. I manuali territoriali, quelli che stanno nel punto B, in qualche modo costituiscono un corpus di tutta questa operazione, no? E sono stati strutturati secondo la loro volta, secondo tre punti sostanzialmente, tre punti che sono l'esito, che sono una, per dire, un'esplicitazione di una volontà di intraprendere, di percorrere un percorso di conoscenza sul patrimonio, no? Che è una conoscenza degli oggetti, proprio del patrimonio in quanto tale, quella che qui chiamiamo architettura premoderna, poi faccio una parentesi su questo, lo storico mi sorprenderà se parlo di premoderno e spiegherò come si intende l'architettura per premoderno. Un percorso di conoscenza sulle modalità, sulle patologie ricorrenti, sulle modalità di degrado di questo patrimonio, sulle patologie ricorrenti, sui dissesti, su quali sono le cause, su come si manifestano, sono due cose estremamente diverse. Immaginatevi il nostro lavoro di recuperatori, è un po' lo stesso lavoro fra i medici. Arriva un paziente giovane difficilmente va da medico, non salvo problemi, una costruzione nuova che non si è fatta male, difficilmente ha bisogno. Ma man mano che invecchia, man mano che il paziente invecchia, e quindi man mano che l'architettura passa dall'essere contemporanea, moderna, poi via via, premoderna, ha sempre più bisogno del medico, no? Il medico, per capire come intervenire, deve capire quali sono le cause delle patologie che, di cui appunto il paziente è affetto, no? Per capirlo deve leggere i sintomi, deve riuscire
dare una cura deve conoscere la tecnica. Deve sapere, una volta che è chiara la causa, legge i sintomi, riconosce la causa, per ciascuna delle cause, a seconda del mondo materiale in cui si muove, quello della pietra, quello della terra, e poi vedremo che esistono tanti mondi della pietra, perché le pietre sono tante, le terre anche sono tante, non sono tutte uguali. Bisogna capire quali sono le modalità di intervento, quantomeno deve avere un riferimento sulle linee guida, sui principi ispiratori dell'intervento. Tutto ciò ovviamente, e poi passiamo a vedere cose un po' più interessanti, però questa premessa è indispensabile, tutto ciò ovviamente senza avere la pretesa del ricettario. Il manuale non è un ricettario, cioè il manuale del recupero in quanto strumento, in quanto, come dicevo, generatore di input, no? Non è il manuale dell'attuso della lavatrice, cui uno alla pagina 7 trova il tasto play e sa accendere la lavatrice. Qui non ci sono risposte precostituite. Non è che uno ha un problema specifico e trova il suo progetto di recupero lì dentro. Questo non sarebbe possibile, oltre che non sarebbe corretto farlo, no? Ma lì dentro si possono trovare, si possono condividere, non è detto neanche che questo sia scontato, ma si possono condividere approcci, linee, ci possono essere indicazioni su come mettere in campo interventi specifici. Il che in nessun modo toglie o scarica la responsabilità di chi interviene nel caso specifico dal farlo con coscienza, con capacità, con metodo, è uno strumento che contribuisce ad allargare le potenzialità di metodo e di intervento. Quindi ci tengo molto a precisare questo perché spesso, anche ahimè, negli usi che qui è stato fatto o negli obiettivi che alcuni degli enti di amministrazione del territorio individuavano nell'uso dei manuali, c'era proprio questo, cioè quello del ricettario. Noi ci siamo sempre battuti affinché questo non passasse, è molto chiaro come strutturato il lavoro, che non è questo quello che abbiamo fatto, è quello che intendevamo fare, ma ahimè ancora oggi, a distanza di anni dall'uscita dell'ultima serie dei manuali, a distanza di anni dall'uscita dei primi manuali che sono stati fatti in Italia, a Roma, a Palermo, a Ortigia e in altri posti, ben più importanti della Sardegna, forse. C'è sempre stato questo equivoco, no? Di utilizzo del manuale come appunto un manuale di un elettrodomestico. Questa cosa invece è stata assolutamente bandita, proprio non è questo l'obiettivo culturale, ed è l'obiettivo operativo che ci si è posti in questi studi. Paesaggio regionale, le storie regionali. Anzi, no, dovevo precisare cosa si intende per architettura premoderna in cambiata pazienza. Diciamo, storici e architetti hanno una diatriba per 100 anni almeno sull'uso sull'accezione di premoderno. Lascio agli storici definire la loro nozione di premoderno. Per gli architetti, premoderno in generale è tutto ciò che precede la dimensione industrializzata da costruire. Quindi, dentro un percorso di storia dell'architettura aulica, di grandi architetture, il premoderno finisce con la rivoluzione industriale, quindi alla fine del Settecento. Negli ambiti locali, più inerti, più lontani dalle influenze dei grandi processi dell'industrializzazione, dell'evoluzione, delle tecniche della storia, il premoderno può arrivare sino a ieri. Allora, in architettura è premoderno ciò che è costruito con tecniche che si rifanno alla dimensione tradizionale del costruire, alla dimensione artigianale del costruire, che non ricorrono alla dimensione industrializzata del costruire, che non ricorrono ai materiali tipici della modernità, acciaio su tutti, quel calcestruzzo, cemento armato. E comunque tutto ciò che è seriale, tutto ciò che rimanda a un'idea di pianificazione programmata. In Sardegna, ma non solo, in Sardegna, periferica, da molti punti di vista del mondo, il premoderno arriva sino subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Negli anni 60
si costruiva ancora con i ladri, si costruiva ancora con la pietra a sé, si costruiva ancora con i tetti in carne. Tutto ciò non ha niente, forse labili, rimanda ancora un po' all'idea di una dimensione in qualche modo seriale della produzione, un primo, una prima forma di serialità produttiva nel processo di costruzione sardo e non solo sardo. Ma tutta la dimensione del mondo dell'edilizia, del mondo della costruzione, sino agli anni 60, sino agli anni 50, nei piccoli ambiti, non parlo delle città, ma nei piccoli paesi, era ancora permeato di questa, struttura estremamente artigianale, dove niente è codificato, dove la conoscenza, dove il magistero passa per trasmissione orale, per scritto. Non è che uno dice di fare il muratore e trova un manuale su come si fa il muratore. No? Ma per fare il muratore deve andare, fare il manuale, lavorare dentro insieme a un muratore che da anni fa questo lavoro, eccetera. Bene, oggi, 2011, esistono ancora molte persone che hanno lavorato con noi. Noi abbiamo ancora la possibilità, sempre meno, abbiamo ancora la possibilità, l'abbiamo fatto in questa operazione, di parlare con persone che hanno lavorato dentro questo mondo. Alcune di queste persone lavorano ancora così e sono le persone più importanti affinché poi la conoscenza tecnica del recupero possa tramandarsi. Quindi anche questo per inquadrare la differenza di approccio con la storia invece. Come abbiamo provato a studiare i centri storici? Insomma, ci sono tra di noi, intanto parlare di centri storici quasi dappertutto, in Sardegna ha maggior ragione, se pensate che la Sardegna è un luogo di spopolamento, è un luogo dove lo spopolamento è legato alla capillarità della presenza dell'uomo sul territorio, no? Insomma, questi due dati, a parte se escludete le quattro città, che meno tre delle quattro non sono neanche propriamente città, forse si possono considerare dei grandi paesi, dei paesoni un po' cresciuti. Se scusate Cagliari, la popolazione urbana di Cagliari, che peraltro è fatta di centri storici straordinari, la dimensione dei centri sardi sta mediamente sotto i 1000 abitanti. Ci sono delle regioni qua dietro, la Marmina, la Tregenta, dove la dimensione media è di 300-400 abitanti. Quindi una dimensione dei centri estremamente piccola, estremamente capillare, ma estremamente diffusa in maniera abbastanza uniforme del territorio. Quindi parlare di queste forme di insegnamento, che per queste ragioni istituzionali, questo non fa lo stesso, ha raccontato alcune imprese, in parte del Mila, cioè, ho provato a delineare in questi aspetti, ma ciò che significa parlare di questo dal nostro punto di vista di architetti, eccetera, è appunto la relazione che esiste tra queste forme di insediamento e il paesaggio che si genera, il paesaggio costruito che si genera, no? È un paesaggio fatto di ambiti costruiti dove si vive, ma è anche un paesaggio costruito fuori dai centri, perché il paesaggio agrario è anch'esso una costruzione dell'uomo ed è strettamente legata a questi ambiti. Quindi un primo livello di indagine è questo rapporto sulla macro scala tra il territorio e l'insediamento, dal territorio e le forme di insediarsi. All'interno di questo, poi, alla scala più strettamente urbana, cioè urbana, pseudo-urbana, più decenni abitanti, diciamo, abbiamo provato a individuare alcune grandi categorie dei modelli di insediamenti sardi, no? Delle regole culturali che presiedono questi insediamenti. E in primo luogo, diciamo, l'apice su tutti, la Sardegna si distingue in buona parte per la dimensione che fa in qualche modo riferimento alla matrice culturale che è abbastanza condivisa con il bacino del Mediterraneo, che è quello dell'introversione. Che è quello dell'abitare introverso, cioè dell'abitare dentro una sfera privata che è nettamente in opposizione con la dimensione pubblica dello spazio. Pensate, l'Uraminis sta esattamente dentro a questa dimensione, no? Tutti i centri di casa corte, tutti i centri in cui la dimensione domestica è recintata da un muro che non consente a nessuno di affacciarsi dentro, ecco, tutti questi centri,
la pianura della Milano, tutte le colline stanno dentro, non solo, stanno dentro questo macro mondo delle Torsi. A fianco, che è anche un mondo di bassa densità costruita, dove in realtà il vuoto e il pieno, cioè ciò che è realmente costruito e ciò che non lo è stato in un rapporto molto paritario, anzi, che di solito fa prevalere il vuoto rispetto al pieno. Pensate alle dimensioni dei corpi di queste case, dopo lo vedremo meglio. Parallelamente si trovano i mondi invece della grande densità, tutti i mondi della montagna, degli altri piani, no? Dove invece le case, in buona parte, per ragioni di orografiche, di difficoltà di sito, no? Chiaro che costruire in pendenza non è come costruire in piano, ma anche le economie e anche le culture che si vivono in questi luoghi portano ad avere necessità diverse rispetto ai modelli della vita. In tutti questi luoghi, pensate all'estremo opposto della collina, le altre montagne del Moranese, ma non solo, in tutti questi luoghi aumenta la densità, i tipi, cioè i modelli di casa dove si vive, non sono più quelli della casa con vuoto, ma della casa attorno al vuoto, come in pianura, ma sono i modelli delle cellule tutte aggregate, delle cellule compattate, delle cellule che stanno una a fianco all'altra. A tutto ciò, nel nord della Sardegna si affianca un modello che in parte ibrido e in parte nomade, che sembra avere più che influenze dirette dal mondo sardo, influenze un po' più lontane, diciamo al mondo del medioevo italiano e del rinascimento italiano. Pensate, gran parte dei villaggi del Sassarese sono abbastanza più progettati, non più pianificati, ma più progettati dei nostri. Infine, il quarto grande mondo della Sardegna è il mondo degli habitat dispersi, il mondo del presidio del territorio agrario, che si può trovare nel Sucis, ad esempio, che si trova nella pianura, ma di fuori ad Rojus, in Medavus, nel Sucis, con gli spazi della pianura, che però in realtà oggi, apparentemente, con uno sguardo così, come dire, uno sguardo superficiale, paiono essere i luoghi della spontaneità, no? Quanto di più naturale ci sia del legame fra uomo e territorio, fra uomo e sfruttamento della risorsa, territorio. In realtà sono il frutto, come ci insegnano gli storici, di un processo pianificato, di pianificazione territoriale straordinario, che nasce in un periodo molto preciso, che ha delle origini istituzionali molto precise. E quindi è spontaneo solo nella sua traduzione costruita, nella sua elementarità costruita, ma in realtà è estremamente più pianificato di altri progetti che invece sembrano essere più pianificati. Quando si parla di rapporto tra paesaggio e habitat, ancora un altro valore, adesso io faccio scorrere se volete vi dico anche i luoghi, ma non è molto importante, sono tutti luoghi sardi, per cui molti li riconoscerete adesso. Un'altra implicazione straordinariamente interessante nella valutazione del valore di questi centri sta nelle potenzialità di qualità della vita oggi sempre più ambite, oggi sempre più richieste. C'è stato un periodo a partire dagli anni 60 in cui i centri storici venivano in qualche modo abbandonati, del retaggio, espressione di una miseria, espressione di una dimensione poco raffinata del vivere, poco comoda, e in qualche modo da lì si è originato poi un periodo di boom economico, in qualche modo il loro declino. In realtà oggi, si vede soprattutto per chi conduce una vita metropolitana, molto stressata, molto, che mette a nudo molti dei difetti, molti dei legati a vivere nelle grandi concentrazioni urbane, oggi questi luoghi appaiono essere il futuro delle società evolute. No, paradossalmente, luoghi che prima erano abitati solo per ragioni di necessità, oggi vengono riabitati con uno stravolgimento di senso. Cioè, non più chi va a vivere in questi luoghi, spesso legato al territorio, in termini di rapporto vivere-lavorare, ma ci va per trovare rifugio dai suoi luoghi da lavorare, che sono altri,
che non hanno niente a che fare con la Terra, ma ritrovano origini, quindi una dimensione di abbandonamento di qualità della vita. Questo è un altro valore aggiunto di uno stravaganza che bisogna tenere in considerazione. Perciò non immaginate che in questo discorso vi faccio nessuna verità nostalgica, nessuna, per dire, nessun inno avverrato, tutt'altro che questo. E questa è anche una potenzialità che la società contemporanea ci offre, no? La possibilità di muoverci, stando fermi nei posti più possibili, ma di arrivare a tutto. Perché oggi ci possiamo arrivare eventualmente. Cultura dell'insediamento e regole e analisi delle regole e della strutturazione dei centri. Abbiamo preso i vari ambiti omogenei di cui parlavamo e abbiamo provato a definire le regole. Quasi tutte queste regole non sono mai state scritte, raramente sono state scritte, no? Sono sempre state rispettate da tutti. Però abbiamo visto che quelle che abbiamo chiamato le medine sacre, no? I centri delle pianure, hanno delle regole di aggregazione molto particolari, definiscono dei sistemi molto compatti, molto isometrici, cioè dove le regole sono uguali per tutti, dove tutti si allineano, dove gli isolati sono profondi e si accede attraverso i vicoli, dove le case si orientano tutte a sud, dove le corti sono orientate tutte a sud. E questo ragionamento l'abbiamo fatto per i mondi appunto della bassa densità, cioè dei luoghi di pianura, della media e alta densità, man mano che si va in montagna, man mano che il suolo complica la vita. Abbiamo provato a capire quali sono le relazioni, ad esempio, fra la strada, lo spazio privato, lo spazio pubblico. Solo nel mondo della pianura, qua ad esempio questa immagine che vedete, abbiamo individuato almeno tre regole fondamentali, no? Che dividono anche i tre sottoambiti della pianura: il campidano del nord, l'area di distanza, il campidano centrale e il campidano meridionale dell'area metropolitana, che hanno tre modelli di corte completamente diversi. La corte retrostante del campidano di distanza, che associa spazio pubblico, spazio privato, secondo questa gerarchia, la strada, la casa e la corte. Campidano centrale, che invece ha la corte doppia, le colline, pensate più alla dimensione inglese, della tragedia, eccetera, dove la casa è messa al centro dell'orto e il rapporto con la strada è sempre filtrato da uno spazio che può essere più o meno civile o più o meno di servizio. E infine il campidano del sud, dove la corte è unica, è a distanza sempre. La dimensione dei mondi murati, come dicevo prima, dell'introversione, dove la dimensione urbana è fatta di muri, di porte, di portali, no? Portale con tutti i suoi significati, un punto unico di accesso, di comunicazione tra il privato e il mondo pubblico, eccetera. Ma sostanzialmente i nostri centri di pianura, di collina, sono mondi di muri, quando si sta fuori. Nessuno, tutti guardando queste immagini, hanno la percezione di un centro iperdenso, ipercostruito. In realtà dietro questi muri c'è niente, ci sono i frutteti, ci sono i corti, c'erano gli animali. La dimensione centripeta dell'introversione della corte, no? Dove tutti i corpi di fabbrica, tutti gli edifici che costituiscono questa casa, questo sistema casa, che è un sistema dove si stoccavano derrate alimentari, dove si ricoveravano gli animali, dove c'erano i mezzi di lavoro, dove c'erano le famiglie, dei proprietari e dei braccianti spesso. Si articola tutto intorno a questo spazio. Infine il portale, non insisto su questo. E poi le culture invece delle case, delle culture della densità, della montagna, dell'alto piano, che sono estremamente ipercostruite rispetto alla base di pianura, ma che sono estremamente più estroverse, perché si affacciano su strada, ricercano un rapporto su strada, no, anche quando assumono una dimensione estremamente arcaica, come in molti casi. Ancora mondi di muri, ma di muri aperti e non più chiusi. La dimensione delle case o delle corti comuni, molto diffusa nelle montagne e nelle foreste. Infine, di nuovo, l'interno dei corti, dove tutto diventa più domestico, dove il muro è un elemento di protezione e la casa si arricchisce di spazi, si arricchisce di ambiti. Tutti questi modelli dell'abitare sono stati poi analizzati non solo dal punto di vista fotografico, non solo dei sopralluoghi, ma sono stati rilevati con un numero copiosissimo di
di rilievi medici, abbiamo rilevato migliaia di casi, sono stati schedati, sono stati catalogati, sono state individuate le modalità di accrescimento, a partire dallo studio degli individui sono state riconosciute le regole, o alcune delle regole, le altre sono ancora da riconoscere, e queste regole sono state tradotte in quadri simbolici che possono facilitare la comprensione, che ne schematizzano la comprensione. Queste sono ad esempio quelle che abbiamo predisposto per le case a corte, ma analoghe le abbiamo fatte per le case a cielo, le analoghe per i medaus, i nasucci, se così dire. Infine, il rapporto, cioè infine, per chiudere questo percorso di conoscenza, il rapporto strettissimo tra la dimensione dell'abitare e la dimensione del costruire, cioè le associazioni che esistono tra questi modelli dell'abitare e il mondo materiale, la pietra, la terra. E abbiamo provato a raccontare questo aspetto secondo due ottiche. La prima è la sistemica, cioè far capire che questi edifici sono fatti di elementi, ma questi elementi hanno un senso quando stanno tutti insieme. Uno degli errori più grossi che si fa nel recupero è pensare che saper fare la gronda significhi saper intervenire sul recupero, ma magari non si sa che toccare la gronda in una casa storica significa compromettere la struttura, perché la gronda è fatta con lo stesso materiale che costituisce la struttura. E allora risolvere un problema su un elemento estremamente minimo, estremamente semplice, può causarne altri estremamente più preoccupanti. E allora abbiamo provato a indagare il mondo della costruzione dal punto di vista prima del sistema, cioè del complesso, quindi servendoci anche di questi elaborati molto affascinanti, ma che hanno il senso proprio di trasferire la dimensione sistemica della costruzione. Poi ancora abbiamo provato a smontare questo sistema, a riconoscere le parti, ma che non sono solo parti di pelle, cioè ciò che si vede, ma che sono parti strutturali nel senso di parti che costituiscono un insieme, parti costitutive importanti. Volo un po' perché penso che stiamo perdendo il tempo. E quindi siamo arrivati proprio alla dimensione secca della costruzione e del materiale. Ripeto, Sardegna, terra di terra, terra di pietra, ma terra di tante pietre, basalti, gli scisti, le marne, le trachiti, i graniti, i calcari, i tufi, porfidi, costruzioni di legno trasversale dappertutto in Sardegna, la terracotta, che in alcuni ambiti è estremamente voluta, in altri trasversalmente riguarda solo le tegole, altro esempio di produzione semi-industriale già in epoca pre-moderna, quindi alcuni elementi come le tegole venivano fatti anche in casa, ma spesso c'erano le centrali di produzione, dei luoghi preferenziali di produzione di questi elementi. E poi un concetto su tutti, che qui esprimo attraverso due immagini delle scale di due interni di casa, ma che credo che sia noto a tutti, cioè questo principio ispiratore di tutta l'architettura tradizionale sarda e mediterranea, che è un principio di riduzione degli elementi, cioè un principio dove tutto ciò che non è necessario non ha spazio. Queste due immagini restituiscono una dimensione estremamente astratta degli spazi, una estremamente ascetica quasi, che sì, da un lato sono l'espressione di una società povera, di una società molto umile, ma dall'altro, se voi pensate a tutto ciò che nasce con le avanguardie artistiche, oggi con il minimalismo e l'architettura si fanno esattamente queste cose, ma non abbiamo inventato niente. 100 anni fa i nostri primi facevano già meglio di noi, molto meglio di noi. Pensate oggi quanto non si parla del letto con il materasso in terra. 50 anni fa era nuovo, non c'era bisogno di un designer per fare questo, no? Forse oggi è più comodo di quello di 50 anni fa, certamente, ma il principio di riduzione è lo stesso. Mondo delle pietre, tante pietre, non le descrivo, sono raccontate in ciascuno di quegli ambiti omogenei, adesso uso l'esempio delle pietre, delle murature, ma questo vale per tutti gli elementi della costruzione. Sono stati individuati i materiali e le tecniche, per ciascun materiale e le tecniche ricorrenti. Quindi questo quadro non è una rassegna di casi, ma è una rassegna ordinata, critica, per cui per righe si mettono materiali diversi,
per colore si vengono tecniche diverse con lo stesso materiale, tecniche in evoluzione cronologica, quindi con un'evoluzione anche di conoscenza, di investimento di risorse, dalla meno lavorata, quindi la più povera e anche la più antica, alla più lavorata, e quindi la più recente e la più ricca. Queste cose poi sono state raccontate, sono state misurate, abbiamo trovato anche delle regole metriche, no? Riferimenti alla storia della costruzione, alla normalità, ad esempio, su questo non è per merito. Ciascuna di quelle tecniche è stata poi esplorata a fondo, per cui di ciascuno di questi casi che vedete qua esiste una scheda di questo genere, che descrive passo passo come si fa, come è fatto, quanto è grande, come sono messe le pietre, come sono tenute insieme le pietre. Così è stato fatto per le coperture, così è stato fatto per le aperture, qui c'è una scheda sui portali in particolare, ma così per le volte dove ci sono, non dappertutto in San Pietro, ma ci sono, così per le volte. Mi fermo su questa solo un secondo, ora siamo ancora con 3 minuti, perché sto veramente chiudendo. Anche questa un'immagine abbastanza sintomatica del valore di questo patrimonio. Se voi immaginate per un momento, prima di vedere questa tabella, se qualcuno mi chiedesse quanti tipi di porte esistono nel patrimonio tradizionale sardo, forse mediamente uno penserebbe due, quella con la trave in legno e quella con l'arco, senza ben sapere come fanno questa. In realtà questo quadro che vedete è un quadro che raggruppa 30 comuni, molto vicini, sono quelli che stanno qui, questi in particolare sono tratti dal manuale della Marmina, ne abbiamo costruito analoghi per tutti quegli ambiti omogenei di cui vi parlavo. Ecco, in questo luogo esistono come ricorrenti, non come cessionari, come ricorrenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, per 4, 24 modelli di apertura, diversi, anche se apparentemente simili, per materiale, per tecnica costruttiva, per tipo di infisso e per geometria, anzi, per geometria. Quindi ci sono le porte architravate, le porte arcuate, ci sono le porte architravate con sistemi omogenei, le porte invece architravate con sistemi disomogenei, cioè dove si usa il legno con la pietra, il legno col cotto, il cotto con la pietra, la pietra con la pietra. E così. Questo essere tutti uguali ma tutti diversi dà un valore aggiunto straordinario ai nostri ambiti, perché tutti questi individui costruiti rispettano la regola, ma tutti ne costituiscono un'interpretazione singolarissima, no? Ed è ciò che fa la differenza dentro l'uniformità, che è un aspetto straordinario, ciò che oggi non si riesce più a ottenere, nonostante centinaia di pagine di regolamenti edilizi, nonostante tanti studi. Ed è ciò che pure in realtà ci affascina di questi centri storici, dove ci riconosciamo. Non insisto su questo tema. Infine, qui volo, perché si dovrebbe entrare veramente nello specifico tecnico, ma non ci interessa molto, tutta la parte dell'analisi delle patologie, come dicevo, e delle tecniche di verifica. Quindi, dentro questi manuali ci sono centinaia di pagine di schede che raccontano come si può intervenire per salvaguardare gli elementi, per ricucirli, per aggiustarli, per sostituire un solaio o una parte di solaio, una parte, senza fare del male a nessuno. Questa stessa parte è integrata con una serie di schede di buone pratiche, cioè esempi virtuosi. Abbiamo fatto una ricognizione sul territorio, abbiamo individuato interventi molto interessanti per li abbiamo proposti come esempi, come modelli da seguire, per dire ok, adottando queste tecniche si può ottenere questo risultato. In tutte queste tecniche che vedete c'è un altissimo livello di contemporaneità, non c'è solo un recupero di tecniche tradizionali, appunto un approccio vernacolare al tema, c'è un approccio estremamente scientifico. Queste sono case certificate classe A, sono case che producono energia alternativa, sono case che fanno ricorso a tetti ventilati, a quanto di più avanzato c'è oggi nella produzione della tecnica, ma compatibile con la tradizione. Ancora, infine, e chiudo veramente, l'ultimo obiettivo era divulgare tutte queste cose,
renderle note, ma renderle note non con l'obiettivo, come dicevo prima, di spiegare agli altri come si fa, imparate da qua, no? Di mettere tutti davanti a un metterci tutti davanti a uno specchio e di avere comunque no, come dire, una critica, sentirci dire no, ma qui è successo questo, questo non è proprio così benissimo. La seconda edizione sarà meglio. Il risultato di questa operazione sono, come vi dicevo, 9 libri, qua ne avete solo 8, ma nella prima riga ne avrà uno, non ho fatto il tempo a mettere l'immagine, 2 atlanti, uno c'è e uno non si vede, 5 manuali tematici, 5 manuali territoriali, scusatemi, quello che parla delle architetture di Terracuda, quello che parla delle architetture di pietra, quello che si occupa degli habitat dispersi del Sucis e dell'Inglesiente, quello che parla delle architetture delle colline degli altopiani centro meridionali, la Milla, Tregenta, Gerrei, eccetera, eccetera, quello che parla delle architetture delle colline degli altopiani centro settentrionali, il Sassarese, per capirci, dal Mardi del Sud. E infine due manuali tematici, quello della terracotta, quelli più tecnici, e quello della pietra, che sono in qualche modo la sintesi di tutta questa esperienza. Grazie per l'attenzione. Grazie Carlo, grazie per questa panoramica molto interessante dalla quale posso dire che questi manuali uno si può scaricare generalmente dal sito della regione. Quindi si riscarica e si può stampare di solito nei libri c'è scritto i diritti riservati di entrata alla riproduzione, qui c'è scritto consigliata la riproduzione, auspicabile la riproduzione. Tutti questi manuali che si comprano, ma che in realtà non si comprano perché hanno una tiratura limitatissima, che viene esaminata subito, in realtà sono disponibili nel sito della regione, se andate al territorio, si possono scaricare i PDF. Sono strumenti a disposizione di tutti gratuitamente. Quindi insomma anche questo è importante, perché spesso invece i volumi costano, soprattutto i volumi così con questi apparati, perché sono bellissimi anche dal punto di vista visivo, insomma, questi volumi per le mani. Devo dire grazie perché mi pare di poter dire che sono emerse tantissimi spunti, tantissime cose che sarebbe impossibile adesso affrontare per ragioni di tempo. Volevo fare delle considerazioni. Il fatto che io, da profano, perché non sono assolutamente competente su questo ambito, ho visto che però ci sono diverse pubblicazioni che mostrano come, devo dire, pubblicazioni di tipo giornalistico che però sono riferite per esempio al caso Sardo, mostrano come il PIL nel caso del recupero e del riuso e addirittura la crescita del PIL è addirittura maggiore se si butta giù e si costruiscono nuove abitazioni, perché effettivamente questo tipo di interventi generano comunque un prodotto interno, cioè ci sono delle persone che lavorano, delle competenze, economie locali che vengono messe in campo. Il problema è comprendere un dato, il primo dato che secondo me emerge da quello che, di cui abbiamo parlato stasera, cioè la complessità, cioè che questi fenomeni, questo oggetto tra virgolette misterioso che è il centro storico, il centro di matrice, questo deposito di storia e di cultura, è qualcosa di complesso e difficilissimo prima da capire, da studiare, e poi è molto difficile intervenire. Quindi è anche, come dire, importante non avere degli approcci come dire, superficiali, ideologici o basati su slogan da questo punto di vista, perché appunto la materia è molto complicata, però è un tipo di complessità che non ci deve spaventare, nel senso. A me ha stupito molto quando ho fatto vedere quei 20 o 30 portali, insomma, con gli usci, impressionante la varietà, la ricchezza, non solo la ricchezza di forme così visive, ma la ricchezza delle tecniche che ci stanno dietro, cioè lì c'era un falegname oppure quelli che facevano gli infissi, ognuno aveva una tecnica, una competenza, una conoscenza, un patrimonio straordinario che probabilmente stiamo perdendo e che invece ha un grandissimo valore economico. E qui arrivo la domanda che ti volevo fare e poi lascio anche lo spazio per qualche domanda al pubblico. Io, se dovessi vedere in tutto questo discorso un fatto positivo, è che il fatto che adesso ci sia una cattedra di architettura che insegna anche queste cose, quindi forma dei tecnici,
che nei prossimi 10, 15, 20, 30 anni si approcceranno a questo tipo di, al territorio con questo tipo di sensibilità, mi pare un fatto estremamente positivo. Però, e quindi questo mi fa essere ottimista rispetto a questo patrimonio, ce la facciamo a salvarlo, ce la facciamo a intervenire in maniera intelligente, ce la facciamo a trasformare questo patrimonio in qualcosa che poi per il proprietario è economicamente, cioè crea profitto, perché poi è questo il tema, cioè riusciamo a trasformare questa cosa in qualcosa che rende dal punto di vista anche del profitto economico, risparmio energetico, capitale investito che poi si duplica o triplica, eccetera, oppure no. Ecco, se penso al fatto che questi una serie di tecnici si stanno formando e porteranno questo tipo di sensibilità negli uffici tecnici di comune, nei chi normerà i legislatori, eccetera, sono positivi. Però ti faccio questa domanda, lo faccio al tecnico e anche alla persona che opera sul territorio. C'è da essere positivi rispetto a questa prospettiva qua? Qual è il giudizio che tu hai? E soprattutto, insomma, insomma, come la vedi? Cioè, c'è un fattore positivo, lo so che non abbiamo una sfera di cristallo, però diciamo chi meglio del tecnico ha il polso della situazione. Aggiungerei questa domanda a altre eventuali che ci sono dal pubblico, se ci sono delle curiosità che magari volete aggiungere. Vabbè, intanto rispondiamo a questo. Allora, la domanda che è effettivamente molto complessa, soprattutto alla, poi si traduce in una richiesta che, a cui io non posso rispondere sì. Intanto non farei questo lavoro non essendo un masochista di base, per cui sì, c'è da essere ottimisti, non dicevo che l'apertura parte dalla fine e poi era come tu meglio va. Parto dalla fine per arrivare a via. Lo dicevo in apertura, 10 anni fa, che pure eravamo pienamente dentro la contemporaneità, dentro la modernità di Paola, era difficile parlare di questi temi. Oggi moltissima gente fa queste richieste, si indirizza in questa direzione. Caso stato, 10 anni fa non si faceva niente, oggi biennalmente sono programmi, seppure migliorabili, seppure non sempre ben finanziati, seppure perfettibili in tutti i modi, ma escono dei programmi, la regia regionale, la regia operativa regionale che recepisce le indicazioni di scala comunitaria, per cui stiamo parlando di una politica che riguarda il mondo centrale, una parte del mondo centrale. Esistono programmi istituzionali di incentivazione alla recupera. Nelle ultime, addirittura nelle ultime edizioni di questi programmi, l'incentivazione alla recupera è messa a gara, cioè viene creata una competitività, perché mentre le prime edizioni di questi programmi, peraltro più ricche, avevano pochi partecipanti e quindi potevano essere altamente soddisfatti, oggi i partecipanti sono moltissimi, è vero che sono diminuite le risorse, ma i partecipanti privati e pubblici sono moltissimi. I primi progetti, i primi programmi integrati a valere sulla 29 del 98, che venivano fatti nel 98, avevano forse 11 comuni partecipanti. L'ultimo progetto MITAS, sempre sulla stessa legge, del recupero integrato tra pubblico e privato, appena 10.000 euro a ciascun privato che interveniva, ha messo insieme 43 reti di comuni, ciascuna mediamente di 4 o 5 comuni, ma reti, che mi è capitato di coordinare una di 18 comuni, okay. Con finanziamenti paragonati a questa dimensione, sì, una rete di 18 comuni ha avuto un finanziamento di 7 milioni di euro su interventi privati, su niente. Ma 360 privati in questi gruppi hanno un buon finanziamento per intervenire sul centro storico. 360 interventi in un ambito di 18 comuni significano 20 interventi a comune. Do questi numeri non per elencare, per fare tabelle numeriche, ma per dare la scala della progressione in positivo. 20 interventi a comune, in alcuni comuni sono quasi più centro storico. Pensate a Las Plassas, se pensate a Baradini, se pensate a Paoli Albarelli, se pensate a Segarini, se pensate a non so cosa, no? A Villa Greca, forse a Duramis no, a Villa Greca 20 privati che intervengono in un centro storico, sono quasi tutto un centro storico.
quasi tutto il centro storico salvabile, non è che sia tutto da salvare, ci sono delle cose che tu devi veramente perse, ci sono delle cose che non vale più la pena salvare, anche lì c'è un fatto di equilibrio tra valori, valore di uso, valore storico, valore economico, certamente. Ma questo per dirti che in realtà c'è una progressione che non può che indurre alla positività. Alla positività. 10 anni fa non esisteva quasi nessuno che si occupava a livello diffuso di questo tema. Oggi ci sono consorzi euro-mediterranei tra Europa e Africa che comprendono l'Italia, che comprendono il mondo ricco e il mondo povero, che si occupano di studi, di programmi di ricerca, eccetera. Tutto molto poco finanziato, ma tutto molto di più di quanto c'era prima. Oggi parlare di recupero non è un delitto, anzi è la norma. Aggiungo due cose importanti. La dimensione è il principio di regolazione. Come tutte le operazioni di frontiera, l'avvio è sempre molto difficile. Come tutte le operazioni di frontiera, i rischi sono maggiori delle certezze. E gli esiti sono, come dire, sono nascosti, bisogna crederci, bisogna sperare. Quindi chi per primo ha fatto il recupero, forse si lanciava senza paracadute, forse, perché se conosceva appunto il patrimonio, se conosceva ciò che, su cui andava a intervenire, in realtà il paracadute non ce l'aveva in corpo. Ma oggi non si interviene più senza paracadute. Oggi ci sono decine di esempi. Dimensione più manutentiva che il recupero da edificio pubblico in grande stile, da edificio che richiede dei cambi di destinazione d'uso. Una casa è una casa. Case vecchie, una volta che si inseriscono due bagni, sono perfettamente dimensionate per accogliere la vita quotidiana. Anzi, è paradossale che diciamo la casa vecchia non funziona nella vita quotidiana. Io abito una casa di 55 metri quadri. Vivrei estremamente più comodo in una casa di 180 metri quadri. Se mi vado a vivere in buco, perché non mi posso adattare a vivere in una casa che è grande il doppio? Dovrò percorrere un po' più di strada, forse tra le stanze, ma i bambini non mi sembra un grosso problema. Mi sembra che queste case storiche non riescano a raccogliere un bagno da qualche parte. Che questo è stato uno dei cavalli di battaglia di 10 anni fa. Queste case non hanno gli standard, certo, adottiamole gli standard. Ma se una casa esiste già, inserire solo lo standard contemporaneo, un bagno, un riscaldamento, è più facile che costruire tutto a zero. In una casa fatta da 7, 8, 9, 10 bagni, ma immaginiamo anche per assurdo di buttarne uno e fare un bagno grandissimo, il bagno lo può sempre fare, ma come si fa a dire che quella non è una casa che non è in grado di accogliere gli standard, no? Allora, questo è un finto problema. Non tutte sono in grado di farlo, ma il 95% è perfettamente in grado di accogliere. E saremmo ben disposti a sacrificare il 100% in nome del 95% di San Paolo. Questo è un aspetto. Secondo aspetto, importantissimo, che rientra in quella globalità, quella complessità di problemi, vi facevo riferimento all'inizio, la questione delle economie locali e delle economie di scala. Recuperare significa mantenere reddito nei comuni. Il recupero è un fatto locale. Le imprese che fanno manutenzione sono imprese locali, i tecnici che seguono il recupero sono tecnici locali, perché la dimensione di questa attività è una dimensione locale. Tu ti rivolgi al falegname che c'è dietro a casa tua, ti rivolgi all'impresario con due muratori che risolve le cose, perché ha la conoscenza locale del problema. Quando tu fai una casa nuova, compri mattoni che sono fatti in Francia, compri tegole che sono costruite in Ungheria, compri guaini impermeabilizzanti che sono prodotti in Cina, chissà con quali processi produttivi e chissà a prezzo di quante ore di lavoro di bambini che non conosciamo e così via. Allora, nel momento in cui si entra in una dimensione della costruzione che è di scala industriale, si entra anche in una scala globale del problema. E qui non rimane niente. Pensate agli appalti pubblici, pensate agli appalti per costruire edifici pubblici. Se sono edifici dubbi, arrivano le imprese siciliane, arrivano le imprese romane, arrivano le imprese francesi a farlo, perché hanno una dimensione di grande scala e sono più concorrenziali. Ma quando si entra nella dimensione del recupero, la dimensione strettamente locale, il reddito rimane qua. Questo reddito può estremamente salire se le imprese si specializzano.
Fate conto che oggi, questo vale, mi piace quello che dici tu, vale in tutte le società ricche, tutte le società occidentali in senso stretto, perché sono ricche, perché in quanto ricche demograficamente non sono più in sviluppo, non sono in qualche modo in una fase di regresso, perché sono individuista, sono anche in una fase di regresso economico, per cui ancora più conservative in generale, devo spendere le risorse. Il mondo dell'edilizia è spostato per circa il 70-75% dentro il campo del recupero manutenzione. Questo certamente fa essere, non so se ottimisti in generale, ma ottimisti rispetto a questo tema certamente. Forse ottimisti in generale no, non so, non trovo, ma rispetto a questo tema certamente. C'è un mercato enorme, una fetta di due terzi, di più di due terzi del mercato dell'edilizia che è rivolto solamente al recupero. Pensate alla dimensione di un economico che abbiamo vissuto negli anni 80, dove si costruivano periferie intere, ma anche in posti dove la gente non è che nascesse tutti adesso, ma dove tutti avevano una casa vecchia e la casa nuova. Oggi questo non esiste più. Oggi uno con una casella sarebbe stretta perché non c'è modo di vederla. Con questa dimensione il recupero ha assolutamente una dimensione più. Il problema è, siccome i due terzi del mercato si spostano su questo fronte, il problema è facciamo in modo che si spostino con qualità e che non sia solo un'operazione economica, appunto. Si può fare dell'economia, ma la si può fare con qualità. E fare economia con qualità non significa soltanto avere dei posti belli, perché poi ti senti dire queste cose anche nei programmi regionali. Facciamoci gli storici belli dove devono arrivare i turisti. Ma una volta tanto, perché non facciamo i centri, che siano storici oppure no, belli per noi che ci viviamo. E se noi ci viviamo bene, e sono belli, probabilmente arriveranno anche i turisti e staranno bene anche noi. Ma perché abbiamo sempre questa mentalità che dobbiamo tenere la casa pulita perché arriva quello di fuori? Forse me la vorrei tenere bene per starci bene dentro io. E questa è una mentalità estremamente paesana, ma paesana nel senso non del paese, paesana proprio di una comunità che non ha apertura, diciamo. Ma questo spesso c'è scritto anche nei programmi, i centri storici devono essere adibiti, devono essere migliorati, quindi operazioni di qualificazione per i turisti, no? Intanto per le comunità. O anche per i turisti, non è che ce l'ho contro i turisti, sia chiaro. Va bene, però proviamo a ragionare dicendo se la cosa è fatta bene, forse ci sto bene io. Questo mi interessa molto come programma di vita. No? Se un luogo dove vivo ha qualità, è decoroso, è ben tenuto, è intanto un valore aggiunto per me che ci vivo. Che quanti di noi spesso, nei vari centri storici, nei vari piccoli paesi dove viviamo, ci diciamo, questo paese non vale niente tutto. La domanda è, ma chi l'ha fatto tutto? Siete in quattro campi, l'ha fatto tutto. Allora, benissimo, adesso avete sbagliato, lo riconoscete tutto, facciamolo bene adesso. Cioè, una cosa che non fa una critica. E siccome farlo bello o farlo brutto non è un fatto economico, perché anche per farlo brutto si spendono soldi. No, spendiamo i soldi di un paese. Il fatto che a volte si è vincolati bisogna farlo brutto lo stesso. No, io non ho mai letto una norma che rechi questa scritta. Fatta e brutta, non l'ho mai letto, quindi non sono d'accordo. Proprio seccamente bisogna togliersi questa mentalità, ma sono un po' polemico su questo, perché le norme sono fatte per essere lette, interpretate, eccetera, eccetera. Io non ho mai letto, ho letto dei regolamenti edilizi, ho letto dei regolamenti comunali fatti molto male, obiettivamente, disciplinarmente male, dal punto di vista della disciplina dell'urbanistica, della disciplina dell'architettura, della disciplina economica, delle economie urbane, fatti molto male. Ma anche nei peggiori, anche in quelli che fanno inorridire, non ho mai letto l'articolo della potenza. Per cui vi consigliate di fare male le cose. Anche i peggiori strumenti, anche le peggiori norme portano come criterio ispiratore la regola d'arte. Cioè fare le cose come un buon padre di famiglia le farebbe per suo figlio. Quindi non rifugiamoci assolutamente, cioè non nascondiamoci qua dietro dicendo che è brutto perché imposto di fare brutto. Nessuno impone a nessuno di fare le cose brutte. Guardiamoci allo specchio, se le cose le facciamo brutte, forse non le sappiamo fare. Io su questo sono radicalissimo, non accetto proprio di battito su questo, ma nel senso non
non è una cosa condivisa ovviamente, no? Nel senso che bisogna impegnarsi per fare le cose bene, ma fare le cose bene significa investire risorse su se stessi, significa studiare, significa ascoltare gli altri, significa imparare da chi sa fare, significa cercare da chi sa fare, che è una delle cose più difficili. Però è estremamente importante farlo, perché ne va della qualità di noi dove viviamo noi, non accontentiamoci. Quando lei va a comprare una macchina, se la compra brutta, chi gliene può di comprarsela brutta? Non è che è un fatto economico, ci sono macchine brutte che costano molto, e quella lì non la compra. Allora cosa fa? Quando deve comprare una macchina si compra, adesso si guarda internet, Alfa Romeo, sito, parla, tutti i modelli. E rimane 6 mesi scegliendo, mediamente, tutti, mediamente uno rimane 6 mesi a scegliere il modello, a comparare i motori, a vedere quale costa meno, quale consuma di più, eccetera. Perché si cerca una qualità complessiva, che è una sintesi fra questioni economiche, questioni estetiche, questioni di comfort, ma come quella lunga 3,70, ma io lavorerei 3,82, che ci devo mettere dentro la cassetta dell'olio, non so proprio, no? E uno va in concessionario 20 volte, eccetera. Quando uno fa casa, quante imprese contatta? Quanti progettisti contatta? Il primo giorno è tra i giorni. Non mi so spiegare perché allora... Però capisci cosa vuol dire? Facendo delle case sono buone. Sì, sì. Per dove sì, sono d'accordo con lei. Sì. Se fosse così, come dice lei, allora la modalità sarebbe a ricominciare a ristrutturare. Invece tutti tendono a far nuovo. Perché è sempre più in realtà. Io, non tutti, non tutti, ormai non tutti. Io le dico che io ho ristrutturato la mia casa, in fondo me ne sono pentito. La vecchia casa o la nuova? Io ho ristrutturato la vecchia casa, ah. Me ne sono pentito. E perché mai sei pentito? Perché mi sarebbe costato meno farla. Io penso di no. Io penso di no, poi vabbè, chi perde la casa, magari questa casa era la casa al suolo, non so, ma penso di no. In generale non credo che le sarebbe costato molto meno. Perché non è cosa lì che ti devi adattare, nonostante. Il costo del terreno lei l'ha messo nel conto, no? Forse è quello. No, non si può. L'ha messo nel conto anche quello. No, il terreno non lo lasciamo adattare. E non è mica un costo. Ma non vuole fare da casa. Certo. Ma quando lei recupera una casa vecchia il terreno non lo paga, cioè. Quando lei recupera la casa vecchia, il terreno c'era già, la casa c'era già. Sì, sì, la casa c'era già. Che la differenza non la può. Non è complicato il terreno. Sì. Perché, sa, la casa vecchia, qualche parte riesce a risanare, l'altra anche con tecniche moderne è quasi possibile. Dipende, sì, dipende. Adesso te ne capisci. Ma sulla vita ci sono valanghe di tecniche per recuperare. Il problema vero è capire da che cosa. Ti faccio un esempio. Il caso di umidità è un caso tipico, no? Sull'umidità si è ragionato molto, cioè c'è l'acqua che risale sul muro, come si evita questo problema? Si iniettano nel muro un sacco di cose che filtrano l'acqua. No, certo, questo è un approccio, però se tu non togli l'acqua che c'è giù, l'acqua continuerà a salire, se non sale da una parte, se ne andrà da un'altra. Spesso si tratta semplicemente di intercettare con un dreno una falda che si sposta, con un passaggio d'acqua particolare che si genera lì e spostato. Spesso questa risalita di umidità deriva dal fatto che all'interno e all'esterno vengono poste delle pavimentazioni impermeabili che impediscono all'acqua di evaporare in alto e che lasciano l'acqua come unico spazio del muro. E quindi lei ha voglia di usare tecniche contemporanee sul muro se non rimuove queste cause. Quindi, guarda, in base non sono d'accordo con tutti. Per gli economici non è facile ragionare. Certo, però se niente di parte non le converrà, perché non risolverà il problema e spenderà i soldi. Però è come avere una macchina che una volta bucata e passare il radiatore 1000 volte. Non so se spenderà una volta o continua a rimanere bucata. Non so se. Poi, vabbè, adesso nel caso specifico non so fare, nel suo caso è così. Cioè, se non ho capito male, avete il problema che esistono 30 approcci diversi, quindi la soluzione è l'economia, una presa della soluzione dipende da quale di queste approcci si sceglie di adottare. E quindi faccio un esempio rapidissimo, solo per chiarire proprio questo tema dell'umidità. Io adesso sto seguendo un recupero di un edificio storico
aria che consentono all'acqua, anche qualora fosse presente, di muoversi come vuole senza restrizioni. Fatta tutta questa operazione, che costante ovviamente, non costa, mi sento dire dall'impresario che all'esterno, anziché lasciare il terreno drenante che consente all'acqua di scendere, intercettando, come da progetto, l'acqua portando via un tubo di PVC bucato, costo forse 6 euro a metro lineare, niente, no? Per capirci. Quindi un'operazione semplicissima, tipo scavo, un tubo precluso. Questo signore, al posto di questo, per non far arrivare l'acqua dentro, sotto il pavimento, dove peraltro si arriva a uscire, perché c'è una specie di baffo, quindi può camminare tranquillamente, questo signore mi propone di fare uno scavo largo 2 metri, profondo 50 cm, di riempire tutto con calcestruzzo, impermeabile, quindi non far risalire l'acqua da su, la fa stagnare, e quindi il modo migliore per buttarla su. Tutto questo fatto per risanare nulla. Ecco, chiaro che se metti in campo un intervento così, recuperare non conviene. Sono d'accordo con te. Ma quello è un modo di recuperare, quello è l'altro recupero. E quindi, ripeto, progetto di conoscenza. Medico legge sintomi, riconosce le cause, studia. Facile. Beh, certo, farlo è sempre difficile, però. Ci sono altre curiosità, interventi? Sarebbe molto interessante continuare, ma ormai si è fatto tardi, quindi allora l'appuntamento anche per la settimana prossima è a venerdì alle 18:30. Grazie a tutti.